Ciao a tutti amici book lovers della rete, buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro! Sì, lo so, sono vestita allo stesso modo di ieri, ma probabilmente mi vedrete così per 360 giorni l'anno, quasi. Oggi una puntata speciale, super veloce, perché questa sera andrò a cantare per San Valentino e non volevo comunque farvi mancare un video. Avevo pensato a dei tag speciali, avevo pensato a una carrellata di letture romantiche da segnalarvi, da suggerirvi, perlomeno quelle più romantiche, secondo la sottoscritta, che hanno segnato la mia vita sentimentale e mi hanno permesso anche di costituire, di partorire una certa idea di sentimento e poi di mantenerla salda dentro di me e di tutelarla. Ci ho riflettuto parecchio e ho considerato l'idea piuttosto abusata, piuttosto trita e ritrita, retorica. Magari andrò a farvi anche dei discorsi di circostanza, andrò a farvi dei discorsi imbevuti di luoghi comuni, però saranno sentiti, saranno profondamente miei e soprattutto saranno discorsi in cui credo fortemente, perché sono convinta che non sia necessario istituire un giorno per ricordarci di qualcosa, per ricordarci di un sentimento, per ricordarci di un evento storico, per ricordarci di qualcosa di importante, per debellare la criminalità, per debellare il bullismo, per demonizzare i problemi sociali e cercare una coalizione. Ci affidiamo a queste giornate istituzionali, ma sapete che cosa succede? Succede che viviamo tutto quanto soltanto per la durata di quelle 24 ore e ce ne dimentichiamo il giorno successivo. E allora non penso che sia una tattica vincente questa, al contrario, ne usciamo ancora più sconfitti, ancora più perdenti. Dobbiamo decidere giorno per giorno di fare del nostro cuore il vero conduttore della vita, di fare del sentimento il motore del nostro agire, di fare dei problemi sociali non una lamentela, non un piagnisteo, un'impossibilità a creare una realtà vivibile, una realtà serena, una realtà mossa soltanto dai sani principi, dalla bontà d'animo, dallo spirito probo, dall'altruismo, dalla fraternità che ci unisce tutti quanti e dalla amore, che è il punto cardinale della nostra vita. Al contrario, dobbiamo farne un motivo di battaglia che non deve essere professata con parole aggressive, con la stessa ostilità con cui si presentano determinati problemi, bensì con amore, bensì con parole pacifiche. E allora che senso ha ricordarci soltanto oggi, 14 febbraio, che bisogna amare? Ricordiamocelo tutti i giorni. Oltretutto, è qualcosa di già presente in noi, semplicemente talvolta scegliamo di far tacere questo sentimento, preferiamo chiamarlo in diverso modo, preferiamo allontanarlo dalla nostra vita stessa perché abbiamo paura della sua potenza, abbiamo paura della sua universalità, della sua totalità e del modo in cui potrebbe investirci e prorompere nella nostra vita, scardinandone tutte le assi, tutti gli ordini, perché l'amore crea caos, ma è un caos all'interno del quale si acquista un senso, all'interno del quale ci si trova perfettamente nella propria posizione, nel proprio posto di appartenenza in questo bellissimo pianeta. Cerchiamo di non programmarci una giornata da vivere esclusivamente secondo la parola dell'amore, in nome dell'amore, secondo il Vangelo dell'amore, ma facciamo proselitismo d'amore ogni giorno della nostra vita. E questo ci tenevo troppo a dirvelo, perché si parte da qui, si parte da qui per migliorare tutto il resto, ed è un miglioramento che poi avviene in modo spontaneo, in modo genuino, incredibile, sorprendente, senza che voi compiate il minimo sforzo, perché per amare non c'è bisogno di sforzo. E l'amore non è strettamente legato a un'unione di coppia, a un'unione tra due partner, ma può essere un amore molto più largo, può essere un amore molto più infinito, addirittura un amore che collega due estremità opposte, che rifugge ogni limite, che rifugge ogni legaccio temporale, spaziale, e si sente attivo e funzionante soltanto quando decidiamo consapevolmente, intenzionalmente, di confidare nel suo operato. Era inutile farvi un elenco di libri che parlassero di questo, che ci ricordassero questo, e soltanto oggi,
perché ce ne sarebbero a bizzeffe se avete voglia di una storia d'amore nostalgica, demodè, dal gusto antico, riottosa eppure così passionale. Potreste leggere Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Se vi sentite più poeti, invece, potreste rivolgervi ai componimenti di Herman Hesse. Se cercate quell'amore senza tempo, familiare, tra per esempio nipote e nonna, potreste trovare adatto a voi Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro. E se doveste aver perso qualcuno e vorreste tornare a sentire forte, pressante e presente il suo amore nella vostra vita, allora potresti anche affrontare la lettura di Amabili resti di Alice Sebold. Se poi siete desiderosi di un amore che perdura nel tempo e che si tramanda quasi di generazione in generazione e vale da insegnamento incancellabile, da memoria, dovreste proprio leggere La ragazza delle arance di Justin Gardner. Se poi siete affascinati dalla storia, dal respiro di epoche passate, dalle atmosfere difficili degli anni di guerra, dove vivere un amore era quasi impossibile e dove chi si amava e non poteva ricongiungersi per una serie di motivi sprofondava in un abisso, in una letargia dei sentimenti, in un abisso di malinconia, di angoscia, frustrazione insopportabile, allora il romanzo che fa per voi potrebbe essere Il Cavaliere d'Inverno di Paulina Simons. E se credete davvero nell'amore senza tempo, letteralmente, allora dovreste proprio provare La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger. Se non ve la sentite di rischiare e volete affidarvi ai classici, appoggiarvi ai classici, il mio consiglio è di buttarvi su Nicholas Sparks, Le pagine della nostra vita. Se invece amate il gusto più moderno, è una storia dove amore è anche sinonimo di amicizia, il libro che fa per voi è La volpe e la stella di Coralie Bickford Smith. Se volete lasciarvi tentare invece da un amore malsano, da un amore disturbato, vissuto magari in modo unilaterale, distruttivo, potreste armarvi di coraggio e leggere Silvia di Leonard Michaels. Se volete tornare indietro nel tempo ancora di più e conoscere le parole di un amore beato, di un amore spirituale che si impossessa di una sacralità, di una devozione assoluta, Vita Nova di Dante Alighieri. O se siete più inclini a quel tipo di amore che non si risolve, a quel tipo di amore che non si è detto tutto e vorrebbe ancora raccontarsi e vorrebbe redimersi da colpe e da errori, Espiazione di Ian McEwan. Se vagate alla ricerca del maestro dell'amore in ambito poetico, in ambito drammaturgico e tragico e teatrale, non potrei non consigliarvi tutta quanta la lettura dei sonetti d'amore di Shakespeare. Se volete restare fedeli agli amori strappalacrime, agli amori consumati ai quali è necessario dire addio, il titolo giusto per voi potrebbe essere La signora delle camelie di Alexandre Dumas. Se percepite un fremito, un palpito nel vostro animo che vi ricorda la cavalleria del ciclo arturiano, dell'amor cortese, il titolo che vado a suggerirvi non potrebbe non essere Lancillotto di Chrétien de Troyes. Insomma, abbiamo capito che ce n'è per tutti i gusti e questi sono soltanto alcuni esempi, una piccolissima fetta di storie d'amore che potreste vivere nei libri. Però sarebbe meglio farlo soprattutto nella vostra vita, in quella che convoglia tutte quante le altre. Perché ricordatevi, l'amore è un sentimento servile, non pretende, l'amore non chiede nulla in cambio, l'amore è soltanto e pura essenza che dirige la sinfonia d'orchestra del nostro esistere. Dobbiamo vestire l'amore sempre, in ogni momento. E adesso, per concludere questo video, un saluto a modo mio. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world.
Ciao amici, ciao ciao!